posso partire? Posso chiudere, certo. Sì, sì. Allora, ho fatto un po' di tempo. Siamo già in diretta. Buongiorno, buongiorno, ritrovati anche a chi è in diretta streaming. Noi siamo partiti, mi raccomando. E riprendiamo con Manlio. Siamo già in diretta. Caro, siamo già in diretta. Salve. Riprendiamo. Ma lì ci vedo un vuoto cosmico lì in mezzo. Stanno arrivando qui. Benissimo, allora abbiamo visto il minidramma. Ok. Mi distrae molto quel gelato adesso. Quel gelato mi distrae in una maniera proprio fondamentale. Buono almeno? Ah, buonissimo. Ok. Senza pubblicità. Clima tropicale. Hai ragione, ci sta tutto veramente. Ok. Allora, siamo arrivati al minidramma, no? Abbiamo visto come interpretare un minidramma. Un altro grabber molto forte sono i giochi di parole. Non so se a voi piacciono, se li utilizzate, quelli si chiamano anche in francese calembour. Vediamo un po' questi calembour. Nuova Skoda, finalmente una grande auto al prezzo di una piccola. Funziona? Vi aggancia? Vi piace? Non vi piace? No. No? No. Perfetto. Cos'è che funziona o non funziona? Più che, come posso dire, dobbiamo capire una cosa innanzitutto. Perché il gioco di parola funziona come grabber a livello cerebrale, secondo voi? Perché mantiene l'attenzione, perché incuriosisce. Voi altre idee sul perché il gioco di parola funziona a livello anche di old brain? Sì, in qualche modo anche a livello di suono può creare dei movimenti, diciamo, neuronali, ma non è esattamente quello, effettivamente. Da stravolgere l'ottica iniziale. Chi sta parlando? Ah, ciao Gen. Che è uno shock, un contrasto. Ok, quello c'è sicuramente. Gianni. Giovanni. Di solito i giochi di parole rimangono in mente, nella memoria. Perché? Perché hanno quel ritmo che si, in un certo senso, si insinua come i motivetti di alcune sigle, e molte volte ripeterli anche un amico diventano dei luoghi comuni, tipo quello del pennello cinghiale. Quindi quella è pubblicità, secondo me, ad altissimo livello. Eh sì, perché rimane tantissimo. Avete detto tutti quanti degli elementi giusti del perché i giochi di parole funzionano: perché sono uno shock per il cervello, perché è costretto a mettere in contrasto cose che sono lontane. Per esempio, una grande auto al prezzo di una piccola mette in cortocircuito il grande e il piccolo, perché il cervello si aspetta che un'auto grande costi molto, abbia un prezzo grande. In quel modo così dai un piccolo shock, giusto anche come lo dice Giovanni, diceva Francesco, cioè anche la sonorità influenza molto nel cervello. Poi c'è un rimando, quindi basta ricordarsi la prima parte. Perfetto, e anche la seconda viene più facile. Secondo una ricerca che ha fatto proprio Martin Lindstrom, che è quel neuromarketer di cui vi ho detto ieri, il gioco di parole crea improvvisamente un innalzamento delle connessioni neuronali, proprio perché c'è questo shock, questo picco, come diceva giustamente Giovanni, crea una sorta di impronta nel cervello, nella memoria. E quanto più lo shock è forte, diciamo così, tanto più l'impronta tende a rimanere. Come l'ultimo, appunto, non serve un pennello grande, ma un grande pennello. Questo, che logicamente ha anche un sottotesto erotico, mantiene ancora di più la sottotraccia, la traccia nel cervello. E diventa un luogo comune, quasi, fondamentalmente. Cosa ne dite di Smirnoff Vodka? Per una sera che non vorrai dimenticare, non una sera che non potrai ricordare. È contortissimo. È difficile anche da ricordare. E poi c'è anche troppa negazione. No, è la negazione. Chiede un lavoro? L'old brain si è suicidato in quel momento. Si è sparato un colpo alla testa ed è rimasto soltanto così, tutto il resto. Attenzione quindi al gioco di parola, che comunque ha un grandissimo aggancio nella comunicazione. Se voi lo utilizzate, in qualche modo avrete un primo impatto abbastanza forte, se fatto per bene. Quindi riflettete sul gioco di parola. Vi faccio vedere questa pubblicità, secondo me è molto interessante. Mad in Italy. È un gioco di parole, no? Sul made and mad, inteso come pazzo in Italia. Cioè il pazzo in Italia è colui che non se ne va via, colui che rimane, quindi contro la fuga dei cervelli. E quindi vediamo il cervello che sta cercando di scappare, ma viene trattenuto. È tutto giocato molto sul gioco di parole, anche se mi lasci non vale. Ai ragazzi forse
non dirà molto, ma è una canzone di Julio Iglesias di qualche anno fa, terribile tra l'altro, che logicamente però rimanda anche quella a un gioco di parola fondamentalmente. Quindi questa pubblicità ha un fortissimo aggancio perché, come posso dire, c'è dentro moltissimo calembur, moltissimo gioco di parola. Se mi lasci non vale, folli che restano fanno grande l'Italia, mad in Italy. Questa pubblicità video. Perché l'audio è sempre... Allora, e cioè? Io quando ho visto... Io quando ho visto realmente, diciamo, la prima volta questa pubblicità, sono rimasta un po' confusa, perché siccome cita tutte le altre marche, la Polo, la Mini, poi alla fine, cioè, non, io non capivo di che macchina stessero pubblicizzando. Okay. Sì, anche se appunto questa è una pubblicità falsamente comparativa, nel senso, visto che in Italia per legge non è possibile la pubblicità comparativa, loro lo fanno in maniera piuttosto intelligente, nel senso, parlano male del, non male, ma fanno un contrasto tra le macchine della concorrenza e la Fiat, in modo tale da parlarne in maniera positiva solamente della propria macchina. Quindi far vedere, questa è, vediamo un attimo, così spieghiamo un po' meglio come la situazione. E quindi facendo vedere questo, in qualche modo loro ti risolvono un problema, quindi il loro claim è portali, ce ne occupiamo noi. Il gain è proprio vedere qual è il gain di questa pubblicità. Loro che sono felici, sì, tra quelle palle, no? sono simpatici, forse moriranno anche annegati con le palle in bocca che prenderanno. E quindi poteva essere, cioè, mantenendo la provocazione, sì, però rendendolo un po' scevra da forse, sì, censura, diciamo così, sì. Non sarebbe stato più intelligente, tipo le palle le mettiamo noi, le romperanno? È proprio il terzo tra le palle, è proprio quello, è il fastidio, è immediato. Il problema della facile censurabilità, fra virgolette. Hai ragione, però perderebbe l'effetto, no? Sarebbe un effetto totalmente diverso, perché ce le teniamo noi tra le palle che è forte. Questo è un gioco di parole, ancora una volta, vedete, il gioco di parole è reso graficamente grazie al contrasto tra il lettering, diciamo così, tra il testo e la parte grafica. Molte volte così è forte l'idea. Io per esempio invito anche Cinzia, parlavamo prima di come, Cinzia mi diceva prima una cosa molto interessante, cioè come portare avanti la protesta dei ragazzi nella sua scuola, che è al gelo e al freddo effettivamente. Io ti inviterei anche a pensare graficamente a queste cose, no? Anche dei manifesti, utilizzare l'ironia come grabber molto forte per agganciare l'opinione pubblica. Pensate a questa cosa, anche il modo in cui potete far vedere. Fate così, mettete al centro della vostra mappa mentale la parola freddo, vedete cosa vi esce come associazione di mente. Ci sono tanti modi, però pensare graficamente all'ironia è una cosa interessante. I giochi di parole sono anche i cosiddetti neologismi, cioè delle parole che vengono create apposta. Apple alcuni anni fa, l'anno scorso anzi, uscì fuori con risoluzionario, il nuovo iPad. Cosa ne pensate? Così poi vi dico quello che ne penso io. Ma funziona? È un buon grabber? Vi piace? Non vi piace? Cosa ne pensate? A me no. A te no? A te no? A te piace? Ok, a te piace. Ah sì, rivoluzionario sicuramente. Come, scusa? Rivoluzionare per la risoluzione, diciamo così, quella è l'idea. Però c'è un problema in questa pubblicità, dovete sempre riflettere se questa pubblicità individua bene il pain di chi compra un tablet. Ma questo è stato fatto quando hanno messo il Retina, per cui era proprio, cioè è rivolto proprio alla risoluzione, non dei problemi, la risoluzione dello schermo. Per cui, diciamo, no, perché visto così avulso dal contesto. Il problema quale può essere di questa pubblicità? Dispositivo più grande per poter visualizzare bene sia le informazioni, diciamo, fotografiche, le foto, ma anche i testi, i caratteri, quindi vedere meglio, ecco. Le informazioni. Non si capisce bene il messaggio. Ma tanto l'iPad lo compra. Beh, lo compro quasi tutti ormai, no? Sì, dico, ma lo compra chi lo vuole comprare. Certo.
Il problema, dal mio punto di vista, sono due. I problemi sono due. Uno è che si rivolge, il neologismo in generale, si rivolge ad un pubblico di fascia molto alta, perché deve avere dimestichezza con il linguaggio. Gli altri lo comprano, no? Comunque. Gli altri, sì, l'iPad si compra a prescindere. Un altro problema è che non individua un pendolo che compra l'iPad, perché l'iPad non lo compri come frustrazione perché per il problema di risoluzione. No, non c'è questo tra gli elementi. L'iPad è lavoro, l'iPad è business e tutto il resto, ma l'iPad è anche un segno di status symbol, fondamentalmente. Allora, questo va a prendere non quella parte lì, non il bisogno inconscio dello status symbol, ma qualcosa che invece è molto più legata a, come posso dire, all'innovazione tecnologica, che non è un problema sentito da chi deve comprare un iPad. Non è quello il problema, non è il pain fondamentale. Perché comunque diciamo, l'acquirente dell'iPad penso che si possa dividere così grossolanamente in due fasce, cioè chi compra l'iPad a prescindere, cioè perché comunque è l'iPad, e chi compra l'iPad per motivi tecnici, perché comunque, insomma, voglio dire, ha tecnicamente. Quindi questa pubblicità si rivolge non a chi lo compra comunque, perché tanto, diciamo, vede l'iPad e lo compra, ma a chi invece ha bisogno di risolvere, diciamo, dei problemi tecnici, e in questo caso punta su quella funzione. Sì, sulla sua funzione particolare. Anche se sono sempre convinto che sono ancora convinto che l'iPad non sia mai, non si rivolge neanche ad una fascia di persone legate alla tecnologia pura, perché quasi tutti quanti sanno che tecnologicamente un tablet della Samsung per molte caratteristiche è meglio di iPad, per molte caratteristiche, compreso lo schermo, a dire. Anche il fatto che ha l'USB, sì, una serie di cose, non voglio entrare nello specifico, ma, però, tra l'altro, comunque, perfetto, no, anche io ce l'ho, quindi. Fasterpiece BMW, questa sì, sì, no? Cosa ne pensate? Questo gioco tra il gioco di parole, questo è ancora più, sta ancora più avanti perché è in inglese, tra l'altro, tra Masterpiece come capolavoro e Faster, veloce, quindi capolavoro di velocità, Fasterpiece. Logicamente questa è pubblicità alta per un pubblico alto che logicamente compra una macchina che ha un costo elevato, quindi va direttamente a quella cliente da lì. Però secondo voi funziona o non funziona in questo senso? Sì. Come Grabber funziona? Può funzionare. Può funzionare. Sì, una macchina metropolitana per assolutamente. In questo senso funziona. Io però dico questo, in generale, non sono un grande appassionato del neologismo come Grabber. Se lo devi utilizzare, fatelo con molta cautela, perché effettivamente non è facilmente comprensibile da tutti. I forestierismi. È un'altra. Cosa sarebbe il forestierismo? Utilizzare delle parole straniere in un contesto della propria lingua, diciamo così, ecco. Quindi wir leben autos, che significa? Noi abbiamo le auto. Perfetto, noi abbiamo le auto. Che cosa, perché si utilizza il forestierismo in questo caso? Perché secondo voi Volkswagen, Opel decide di utilizzare il tedesco per parlare del proprio marchio in Italia? E per lo stile tedesco, diciamo, sì, l'affidabilità tedesca. Il claim che dicevamo ieri, vi ricordate quando parlavamo di genuinità di un prodotto? La vodka russa, il formaggio svizzero e l'auto tedesca. Quindi, secondo voi è efficace o meno? Sì, vi porto a pensare che è un logo. Sì, l'altra è. Sì, l'auto. Volkswagen Das Auto, l'auto, è la stessa cosa, stesso principio. Funziona per il principio, diciamo ieri, di affidabilità e di concretezza, fondamentalmente. Cioè, per noi è familiare che un'auto sia tedesca. Io dico, per l'esperienza che abbiamo, poiché l'auto Volkswagen o Opel sono affidabili, quindi ci va bene, insomma, per noi passa. Passa questo concetto. Passa il concetto. Mi chiedo, anzi ti chiedo, non potrebbe essere che crea una distanza voluta e tu sei indotto a quella tensione, lo voglio, cioè. Sì, dà anche un'idea di un'aura, come posso dire, di elitarismo, diciamo così, no? Dire caspita, una macchina tedesca. Sì, c'è anche questo, assolutamente c'è anche questo. Uno dei grabber invece più interessanti, secondo me, è la domanda retorica. Sapete cos'è la domanda retorica? Cioè, la domanda di cui già sei la risposta, fondamentalmente.
perché secondo voi una domanda di cui già sarà risposta, una domanda retorica funziona nello The Old Brain? Secondo voi perché? Perché rassicura, la sicurezza, è evidente, è lo mette, lo lascia tranquillo il Simpson, l'Homer Simpson che abbiamo dentro di noi, lo tranquillizza. Ecco. Vediamo un attimo una pubblicità in cui, se l'audio c'è, se andiamo col video. Ok. Il pain di chi compra un'auto piccola, di piccola taglia, vabbè, ma poi non entra niente. Esattamente quella frustrazione. Io compro una smart, compro un'app e dico che okay, non c'entra niente. E come te lo fa vedere questo? Il riscontro economico, alla fine anche il riscontro economico è importante. Ti fa vedere il pentolo, fa vedere tutto, ti fa vedere la ragazza che non riesce a chiudere la valigia, quello eccezionale della donna e delle scarpe, che quello, io penso che qualsiasi donna ha questo problema quando va in giro, di avere una valigia solo di scarpe, questo lo sento molto sulla mia pelle, questo problema, non perché sei una donna, ma per mia moglie, e poi bello anche questo marito che si sta lì così, è molto ironico, il wrestler che si butta sulla valigia per spegnerla, e a un certo punto arriva la domanda retorica, non sarebbe meraviglioso avere più spazio? Che cosa succede in quella non sarebbe meraviglioso avere più spazio? Cosa avviene? Come? È ovvio. Com'è possibile? Chi non vorrebbe più spazio? E quindi in qualche modo ti aggancia, ti porta dentro la pubblicità e ti fa dire, bene, questa è la macchina che voglio. E il claim è preciso, è perfetto. Ancora una volta anche il neuromarketing parla con te, vieni a scoprirla, vieni a sentirla con passi al top di gamma, ti dicono non costa molto. E ti faccio vedere, e poi, per chiudere in maniera eccezionale, Gain ti fa vedere, apre lo sportello e fa vedere tutte queste valigie dentro. È una pubblicità perfetta in cui c'è tutto quello che ci deve essere. Come si fa una domanda retorica? Anche lì c'è una tecnica, logicamente ci sono quattro fasi. È importante che ci siano bene i vantaggi del claim già dentro la domanda. Quando io vi dico, quando la procedura dice non sarebbe meraviglioso avere più spazio, io cosa penso riguardo alla macchina? Magari. Sì, che avrò più spazio, sicuramente avrò più spazio, quindi che spazioso, perfetto. Elaborate delle domande brevi e semplici, quindi non quei papilli di quattro righe, qua alla fine arrivi, non ti ricordi neanche a cosa devi rispondere, ma è una domanda che di solito deve andare su un rigo, fondamentalmente. Questo qui. Alla fine di una domanda, fate una pausa, questo sei nel colloquio, alla fine di una domanda fate una pausa di almeno 4 secondi, e così, al di là dei 4 secondi o meno, l'importante è che voi diate il tempo alle persone di elaborare la risposta. Quindi deve esserci il tempo dal momento della domanda, al momento in cui vi date la risposta, al momento in cui io continuo a parlare, di far sì che voi riflettiate, metabolizzare la domanda fondamentalmente. E poi, molto interessante, è utilizzare qualcosa che vi metta dentro, il se tu. Il se tu che messo nella domanda, tipo, e se tu dovessi... Sì, e tu fossi al mio posto, effettivamente, se tu avessi fame o cosa del genere. Comunque, qualsiasi cosa che metta la persona in condizione di sentirsi parte di quel problema. Quando dice, e se tu potessi avere più spazio con la tua macchina, per dire, ti sto parlando di te, parla ancora una volta al tuo old brain e non in generale. Questo lo dico ancora una volta grazie alla tua protesta. Fai in modo che chi senta chi vede la tua protesta... Sì, deve sentire la tua protesta fondamentalmente, deve sentire, perché molte volte le persone che stanno in una stanza calda e tranquilla non capiscono cosa significa stare in una stanza fredda e gelida. Ecco, dovresti far sentire a quelle persone quella freddezza, quel gelo, anche nella tua comunicazione fondamentalmente. Ecco un esempio perfetto di pubblicità che ha giocato molto sulla domanda retorica. Come posso dire, nella storia della pubblicità italiana è stata una delle pubblicità di maggior successo degli ultimi 10 anni almeno, perché è una pubblicità giocata con grandissima intelligenza a livello di neuromarketing, di grandissima intelligenza, già nel titolo, già nel nome del concorso, gratta e vinci, c'è tutto dentro, in queste due semplici parole, c'è la facilità, perché uno dei pain più grossi di chi gioca qual è? Che è difficile vincere,
sì, beh, io spendo dei soldi, però chissà quando vincerò. Invece ti dice gratta e vince, immediato. Parla a te, tu gratta e vinci, non si vince. A livello invece di pubblicità, quello che abbiamo visto, cos'è che funziona, secondo voi? Qual è, a livello di pain, claim, gain, cos'è c'è che funziona? Drammatizzare. Ironia, come grabber, sicuramente. Però la domanda è questa, a chi piace vincere in maniera difficile? A chi? Cioè nessuno. Perché io devo tra soffrire per arrivare a un risultato e non soffrire per arrivare allo stesso risultato, chi sceglierebbe la prima strada? Nessuno. Cioè questa è la risposta, è la domanda retorica, no? Quindi questo qui contiene dentro una domanda retorica molto forte, ma agganciata direttamente al claim, e cioè si vince facile col gratta e vinci. E quindi funziona. Sì, come frase anche. Quando la frase diventa di luogo comune, come il pedino cinghiale dicevamo prima, a quel punto la bugia ha sfondato, è arrivata la gente ed è andata, effettivamente. Marchionimo. Questo è un bel neologismo. Un'altra parola che ha sfondato è cosa di cui più della vita, un amaro lucano. Questa è un'altra che di per sé non è una domanda retorica, perché cosa vuoi di più della vita potrebbe essere qualsiasi cosa. Però legata ad amaro lucano è diventata una domanda retorica. Quindi la gente ti dice cosa di cui vuoi di più della vita, sei subito risposto a dire. Cioè ormai è la battuta più cretina che si possa fare, ma la fanno tutti comunque, non c'è una persona che non faccia questa battuta. Però è una domanda che ha avuto un successo incredibile, tant'è che adesso l'Amaro Lucano ha cercato anche di cambiare slogan con l'Amaro Lucano, l'Amaro Italiano, ma è ritornato a quello che era prima fondamentalmente. Eppure anche Nutella, anche questa è una domanda retorica, che mondo sarebbe senza Nutella? È una domanda retorica diventata, cioè noi siamo portati a rispondere più brutta senza retorica. E anche più magro, ma comunque. Una grande azione, diciamo, di marketing, anzi di neuromarketing, è stata, secondo me, quella della Nutella e quella della Marlboro, quando hanno eliminato il marchio. Sì. Cioè Nutella che ha messo i nomi, perché, cioè, nel senso che il brand è talmente forte che non hai neanche più bisogno, così come Marlboro che dal pacchetto ha eliminato praticamente. C'è una situazione diversa su Nutella, che voi sapete che Nutella ha messo i vari nomi sopra. Quella è un'idea molto di neuromarketing, sì. Perché in qualche modo ha personalizzato in maniera totale il barato, è tua. E quindi, l'abbiamo detto, il primo elemento dell'old brain è l'egocentrismo. Infatti tanti stanno andando in quella direzione, anche la Coca-Cola, la Pepsi. La Coca-Cola per esempio ha fatto una cosa geniale in Israele, ha creato una macchina che crea ogni bottiglia una diversa dall'altra, tutto, non c'è una bottiglia uguale all'altra. Quindi questo invoglia innanzitutto al collezionismo, che è una cosa molto grossa, però ti fa anche dare l'idea che io se prendo quella Coca-Cola è mia e basta. È l'old brain gode, è come un pazzo sopra quello di Bonà, sì, è tutto legato a questo concetto di entrare ancora di più in connessione con la singola persona. Customizzare, che è la parola tecnica per dire fare qualcosa per la persona, è una delle tecniche più forti in assoluto che potete immaginare. Immaginate di fare uno spettacolo teatrale per una singola persona, per esempio, per chi fa teatro. Sarebbe il massimo assoluto del neuromarketing, perché io sento che sono legato totalmente a quel messaggio. Noi tutti quanti non vogliamo sentirci parte di una massa. Il più conformista di noi, comunque, si sente diverso rispetto a tutti quanti gli altri, giustamente. La proiezione privata del film. Assolutamente così. Quindi immaginate, appunto, io vi dico, questa proiezione privata è solo per te, Nunzia. Tu, quel film ti piace già ancora prima di vederlo, ti assicuro. Cos'è? Infatti, non a caso, io tra i miei lavori mi occupo di scegliere i film, vedere i film, sceglierli e portarli in Italia molte volte. Dicevo ieri con i miei amici con cui sono stato a cena, che io vedo dai 500 ai 600 film in italiano. Molte volte le campagne di distribuzione, per invogliarmi a comprare un film o a prenderlo, mi fanno fare queste proiezioni private, bellissime, sulle poltroncina, Coca-Cola, Pepsi e tutto il resto. E lo genere sono molto più invogliato a prendere quel film. Che brutta vita, veramente. No, ma ancora adesso, la cosa ancora adesso è che i miei genitori mi chiedono che lavoro faccio. Ma sono anni. Ma che lavoro fai? Dico, vedo film. Sì, ma che lavoro fai? No, vado film, vedo film in giro per il mondo. Sì, ma per cosa ti pago? Per vedere i film. Quindi è da una vita che sto cercando di spiegare che il lavoro è proprio vedere i film. Comunque, vabbè. Vabbè, questa è la spiegazione che ho detto già prima. Di tutti i grabber probabilmente che abbiamo visto fino adesso, quello che è più affascinante, più anche a volte efficace, è il raccontare delle storie. Lo storytelling, il dire qualcosa e far sì che la persona in qualche modo segua un percorso insieme a me. Le storie funzionano in maniera pazzesca.
il compito dello scrittore è di scavare talmente nella sua storia da arrivare a toccare la storia di ciascuno. Fondamentalmente, quando io scrivo qualcosa che veramente funziona, sembra scritta per me. Non so se ci avete mai fatto caso, i libri che più ci piacciono, i film che più ci piacciono, sono i film che dico, caspita, sembra che parla di me questo film, sembra che in qualche modo mi ha fatto entrare dentro la storia. Ecco, quello sarebbe. Prima di far vedere questo, vi chiedo una cosa però. Come al solito vi dico sempre di mettere in crisi quello che dico, non di prenderlo per buono sempre. Quindi cerchiamo di fare cerchiamo di farci una domanda neurobiologica. Perché le storie funzionano così tanto? Perché io vedo anche quando parlo con voi, quando racconto un aneddoto, la vostra attenzione è molto più alta rispetto alla consuetudine di quando parlo. L'aneddoto vi interessa. Perché? Com'è? La curiosità. Però non è questo, non è ancora neurobiologia. Immedesimazione. Qualcosa di concreto non è ancora proprio questo, non è perfettamente questo. Che la storia identifica un percorso. La particolarità. Però perché significa? Perché il cervello è interessato al percorso? Perché è più facile. Siamo molto vicini a questo. Contestualizzare. Di più, ecco, allora, siamo ancora vicini, un po' quello dite voi, è più intimo riguardo alla persona. Veronica. Ah, ma tu hai capelli biondi, perché ieri col cappello non sapevo. Allora ti vedo. Cioè, castano. Sì, è da poco che li ho fatti. Perché attraverso il percorso magari ti può dare un aiuto su come affrontare tu determinate cose. Questo può essere, quando racconti una storia che in qualche modo è vicina a te, c'è questo anche. Benissimo. Allora, perfetto, allora dici, mi sembra. Ora mettiamo insieme quello che avete detto. Chi è che racconta storie in generale? Cioè, nella vostra vita, chi è che vi racconta una storia? In generale? Genitori, la madre, che ho per esperienza in generale, però che tipo di persone? Tu dici genitori, madre, un familiare, un nonno, un amico, qualcuno che ci vuole bene, bravissima. Bravissima, bravissima, dai più fiducia. Si crea un legame di fiducia con chi dirà, chi è che ti racconta questo? L'abbiamo detto, un familiare, una persona che ci vuole bene, ha detto Nunzia, giustamente. Questo è il motivo neurobiologico per cui le storie funzionano. Perché si crea una connessione di familiarità e quindi di non attacco. Lord Bene, ve l'ho detto già diverse volte in questi giorni, tende sempre a proteggerci, a darci benessere e sopravvivenza. Se io dall'altra parte sono una persona che in qualche modo mi è vicina a livello di bene, di emotività, io sto tranquillo, l'old brain è pronto a recepire il messaggio. Gianni. Meglio, voglio approfondire un passaggio. Quando sì. Dicevi customizzare sì. Il cliente, sì. In che senso? Customizzare il prodotto, più che altro. Il prodotto. Significa renderlo per quella persona specifica. È come se io facessi una infatti si dice anche customizzare i computer, cioè scegliere un computer con la tua come si chiama? Architettura, diciamo così, per rispondere alle tue esigenze. Se io per esempio vengo, allora, scusami, perché io quando parlo altro sono rispettoso del parlato altrui. No, che differenza c'è tra un vestito che andiamo a comprare in un negozio e uno che ci viene fatto addosso a noi? Sentiamo nostri. È perfetto per noi, si calza a pennello, questo si fa customizzare. Un vestito tagliato addosso e un vestito customizzato. Benissimo, lo fanno molte chitarre anche, no? Che lo customizzano secondo quello che è il tuo piacere. Tu sei chitarrista? No. Ho un passato da musicista. Ci sta tutto nella tua figura, questo passato da musicista. Comunque, non c'è niente di meglio che una chitarra customizzata, una chitarra che è fatta apposta per te, che suona secondo la tua anatomia fondamentalmente, no? Oppure quelle persone che mettono la Mini l'ha fatto alcuni anni fa customizzando i prodotti, mettendo no, la scacchiera sopra, la bandiera inglese, ognuno se la faceva come voleva fondamentalmente. La Nike. Ma tantissimo stanno facendo adesso, è un processo costoso, perché fare un prodotto per ognuno costa logicamente, però tanto funziona molto meglio fondamentalmente, sì. Ma un ritorno è enorme, sì. È un ritorno enorme questa cosa qui. Quindi con i lacci, con il nome della persona sulla. Ora sono stato a New York, per esempio, allo store della Converse, vai lì e ti fai la Converse come la vuoi tu. Dalla suola ai lacci, tutto puoi scegliere. Quindi fai la scarpa che tu vuoi. Ti costa un botto, però dopo sei felice perché è la tua scarpa fondamentalmente. Qua spiego quello che ho detto prima. Una cosa importante, se ci fate caso, tutti i grandi leader, tutti coloro che comunicano alla grande, sono grandi raccontatori di storie. Da Malcolm X a Gandhi a Obama, degli affabulatori, cioè la fabula, il racconto, sono persone che ti raccontano le storie e tu le ascolti così, perché sono capaci di perché sembra come se fosse tuo nonno, tuo padre, tua madre a raccontarti qualcosa, e quindi con lui il rapporto è immediato.
I grandi leader sono grandi raccontatori di storie, basta. Sono carismatici. Lo stesso Beppe Grillo, no? Può piacere o non può piacere. Però è uno che sa raccontarti le cose, che sa quando si dice, avete sentito questa frase, che parla alla pancia delle persone, avete sentito? La pancia non ha orecchie. Quello che ha orecchie è l'old brain, la pancia delle persone, l'old brain, basta. Cioè quando le persone che parlano alla pancia sono le persone che sanno parlare direttamente, cioè che vanno oltre la corteccia, oltre la parte emotiva e arrivano all'old brain. E sono quelli che vi fanno cambiare idea, che vi fanno... Perché sono persone che parlano in maniera molto semplice. Berlusconi, Renzi, Grillo. Ho detto tre persone che potete piacere o non piacere, vi possa piacere o non piacere. Ma sono persone che dicono cose semplici, pain, claim e gain, basta. Hai un problema, 80 euro al mese, cioè ti danno una cosa pratica, concreta. Allora la gente ci va dietro. No, non ragiono neanche più. Io ho sentito diverse volte Grillo anche di persona. Dice delle banalità enormi, ma di grande efficacia perché le dice all'old brain fondamentalmente. Allora la gente è lì. Raccontare una storia? John Lewis, l'abbiamo visto ieri e vediamo un'altra oggi. Che significa. Questo qua proprio? Brava, questo significa studiare. Guardate questa storia, che meraviglia! L'ho vista 8-9 milioni di volte più o meno. È eccezionale, è una storia vera e propria raccontata che ti mette in collegamento diretto con John Lewis. Come vi dicevo prima, è come se qualcuno, noi non possiamo non voler bene a chi ci racconta una bella storia, ecco, non posso dirlo in maniera diversa. Noi vogliamo bene a John Lewis, ha detto così, infatti poi il payoff è dai un po' di amore a Natale fondamentalmente. È costruita in maniera straordinaria, perché è costruita anche in maniera straordinaria? Perché ha anche una sorpresa finale, perché a noi sembra che il pupazzo di neve è andato via perché vuole vedere il mondo, no? Forse ci sembra quello all'inizio molto probabilmente. Mentre invece lui ha fatto tutto quello e noi alla fine lo ricolleghiamo perché voleva comprare un regalo alla pupazza, diciamo così, di neve. Questo contrasto finale è un altro modo per agganciarci. Le storie migliori, l'ho detto quando faccio i corsi di sceneggiatura che tengo in giro, le storie migliori sono le storie costruite come dei gialli, anche se tu costruisci una commedia, un dramma, qualsiasi cosa. L'importante è che tu costruisci una cosa che in qualche modo ti faccia venire la voglia di dire e poi che succede? Quelle sono le storie migliori. Questa è una di quelle storie, perché tu vedi questo pupazzo di neve che va, avete visto, sempre controcorrente, le pecore che passano, il vento che va contro di lui, la montagna alta, tutto è in contrasto. Lui arriva alla fine e poi capisce perché l'ha fatto. È una storia. Cosa c'entra il pain in questa scelta, no, del raccontare? Cosa c'entra? Quello che abbiamo detto ieri su John Lewis, cioè fare un regalo per una persona non deve essere una banalità, no? Non deve essere. A volte pensiamo, noi facciamo un regalo che però non serve a niente, è anche semplice. John Lewis dice, non devi comprare grandi cose per fare qualcosa che abbia senso. Il claim è, qui troverai il regalo adatto alla tua persona. Questo è il claim. E il pain è appunto la frustrazione di sapere che cosa regalare. Il contrasto, cioè le difficoltà e viceversa, la semplicità. La semplicità del gesto. Perfetto, perfetto. Quindi per chiudere sul raccontare una storia, io ve lo consiglio enormemente, anche quando fate un curriculum. Per esempio, io ho una ragazza che ha fatto un corso con me, io ne vado orgoglioso di questa ragazza, si chiama Federica Ferrara, lo dico sempre, ogni volta faccio il corso. Una ragazza ha fatto un corso di neuromarketing con me 3 anni fa. Lei aveva un sogno straordinario, cioè bellissimo, di andare in questa scuola di design di Tampere in Finlandia, dove prendono 5 ragazzi all'anno su migliaia di mail, di richieste che arrivano. Come si fa a entrare in questa scuola? Tu devi mandare una lettera motivazionale, cioè devi dire a queste persone perché dovrebbero, non vogliono il curriculum, non vogliono niente, perché prendono anche dei ragazzi molto giovani, vogliono una lettera motivazionale. Lei doveva mandare questa lettera e dopo il corso di neuromarketing ci siamo sentiti e lei mi ha chiesto, Mario, come posso fare perché questo è il sogno della mia vita? Allora abbiamo parlato più volte, ho fatto il corso per bene, ha studiato, una ragazza molto in gamba, mi ha fatto vedere una lettera che per me era pietosa non perché l'ha scritta male, l'ha scritta molto bene, però non aveva... Mi sembra una delle tante lettere che possono arrivare ad una voglio fare questo perché è la mia passione, perché ci tengo. Tutti scrivono una cosa del genere. Allora dissi, perché non la pensi in maniera diversa? La pensi come una storia e la pensi come un minidramma? E ha fatto una cosa molto bella lei. Ha scritto una lettera di 3 pagine in cui nella prima pagina, pagina e mezza, racconta la sua storia se non fosse stata scelta in quella scuola. Fa proprio tutta la storia di lei che non viene scelta, che si rattrista, una serie di cose che lei può lavorare alle poste, non lo so, non ricordo molto bene. Comunque tutta una vita fino a che lei arriva sul punto di morte e che si pensa, dice, se fosse entrata lì. Poi mi rendo anche brivido di raccontare perché era scritta in una maniera bellissima. La seconda parte invece è il positivo, cioè io vengo scelta da questa scuola, cosa succede alla mia vita?
una lettera stupenda di bellezza di lei che gioca con i daini nella foresta finlandese. Ora, per non portarla molto a lungo, mi ha scritto ieri ancora una volta un'altra cartolina da Tampere. Lei da 3 anni ha questa scuola di design straordinaria che è in Finlandia. Lei l'ha fatto con una storia. Allora io lo dico sempre, anche quando vado nelle scuole, quando vado in giro, non vi fermate alla prima cosa che viene in mente, alla banalità, raccontate. Perché una storia che è raccontata ha un altro tipo di funzione. Ripeto, per l'ultima volta, chi mi racconta una storia non mi può fare del male. Almeno questa è psicologicamente cosa pensa l'Old Brain. Ecco. Era bella conclusione, ci stava, diciamo così. Ora, ci sono anche delle tecniche, no? Anche la storia la racconti, anche quando fai una presentazione, oppure quando devi parlare davanti a delle persone, quando ti trovi a parlare davanti a centinaia... Ciao, grazie, Domenico. Quando devi stare davanti a tantissime persone. Uno dei modi con cui molte persone cominciano a parlare, oppure dovrebbero cominciare a parlare, è con un grabber di umorismo, con una battuta. Però attenzione, l'umorismo devi sentirtelo, perché se tu sei davanti a 100 persone, 1000 persone, 2000 persone, fai una battuta che va male, è meglio se ti suicidi sul palco in quel momento, perché è finita. Cioè, allora, la cosa peggiore, e l'ho visto, infatti l'ho messo anche lì, è quelle che arrivano sul palco e dicono: ora, per rompere il ghiaccio. Cioè, quando se tu dici una cosa del genere, il ghiaccio non c'è, il ghiaccio l'hai creato, no? L'hai appena messo il ghiaccio tra le persone, perché non devi sentirlo questa cosa qui. Quindi l'umorismo è ottimo, ma devi essere molto sicuro di te, devi avere una grande, come posso dire, confidenza in quello che tu sai e in quello che tu puoi esprimere. Quindi è molto complicato. Però quello che io vi do un consiglio invece di utilizzare una di queste tecniche qui, che funziona sempre alla grande. Cominciare da un elemento di attualità, per esempio, qualcosa che tutti quanti conoscono e quindi è familiare, quindi parti da quello per raccontare qualcosa. Per esempio, se io adesso volessi parlare di neuromarketing e parlo di quello che è successo in Francia in questi giorni a Parigi, ecco, quello potrebbe essere un modo per cominciare. Avete visto cosa è successo in questi giorni a Parigi? In quel momento questo è un grabber, perché tutti quanti voi avete sentito di quella cosa lì, vi incuriosisce e siete collegati. Una storia recente di quando parla di giornali, allora, ho sbagliato, perché l'evento di attualità è l'evento più globale, mentre invece la storia recente è quella che vi ho detto adesso di Parigi. Una storia con una morale, io vi racconto un aneddoto, ecco, la storia che ho raccontato adesso di Federica fondamentalmente, è una storia con una morale, cioè una storia che ha un significato fondamentalmente, e che io racconto che essendo vera ha una funzione molto forte. Quindi se voi cominciate a parlare, partite da una storia reale, che funziona sempre. Oppure una citazione, a me una cosa che piace moltissimo, davvero mi piace da morire, quando mi arrivano i curriculum o le lettere motivazionali con una bella citazione iniziale, fatta per bene, che mi parli della persona. No, per favore però, ve lo chiedo in ginocchio, mai Oscar Wilde. Perché non se ne può più di citazioni di Oscar Wilde. È Jim Morrison, sì, anche Jim Morrison. Ecco, beh, Jim Morrison, per esempio, se tu le scrivi in un'azienda e cominci con una citazione a Jim Morrison, lo sconsiglierei vivamente. Perché dà un'idea di te, di chi sei, perché chi citi in qualche modo parla di te. No? Se metti nella citazione Che Guevara e tu sei un'azienda, devi stare attento, perché quello prima o poi ti farà bruciare l'azienda, prima o poi, dico scherzando, però in generale ti sta parlando comunque di chi sei, no? Una cosa è se scegli Simone de Beauvoir, è una cosa se scegli appunto Che Guevara o Gandhi o cosa del genere. Quindi attenzione a chi scegliete come citazione, attenzione a non essere banali, quindi Oscar Wilde, Jim Morrison e tutti quanti gli altri. Oscar Wilde è bravissimo, lo adoro, però non se ne può più. Un'altra cosa che funziona moltissimo è raccontare una curiosità o un aneddoto della propria infanzia. Un'altra cosa che funziona molto, perché se io comincio dicendo qualcosa che mi è successo nell'infanzia, cosa vi provoco in voi dell'uditorio? Empatia, no? È tenera, una cosa bella, simpatica. I bambini non fanno male, sono dolci, vabbè, quello che sapete già. Anche per esempio richiamare su una propria debolezza, questo funziona alla grande. Vi ricordate cosa ho fatto io appena ci siamo visti ieri mattina? La cosa che ho raccontato è che diventerò padre, no? Questa è una cosa che subito ha creato familiarità. Non l'ho fatto, ormai io utilizzo le tecniche senza neanche rendermene conto fondamentalmente, però è una cosa che funziona, una cosa del genere. Oppure per esempio io dico molte volte, quando comincio a parlare, perdonatemi, perché ho quella che si chiama a Napoli zeppola in bocca, no? Questa Z che è detta così. Ce l'ho, l'ho detto ieri comunque, lo dico sempre. Così è la mia debolezza, così come il fatto di parlare molto velocemente, un'altra delle mie debolezze, no? Che bisogna stare attenti a quello che dico, perché parlo talmente veloce che sembro sempre uno sotto effetti stupefacenti, ma non prendo niente. Questa roba qui, in qualche modo, il fatto che io metto un punto sulla mia debolezza, a cosa serve, secondo voi? Sì, parlo di neurobiologico. Allora metto sul piedistallo, perché è una cosa che a noi dà fastidio subito. Per esempio, noi prima di cominciare la lezione,
dovevamo stare qui sul palco. Io ho detto no, stiamoci giù, perché io sul palco non riesco a stare, non ci riesco proprio. Innanzitutto perché devo muovermi e lì cadrei una continuazione dal palco, non è una cosa bella. Ma proprio perché io odio questa distanza che si viene a creare tra palco e persone, no? Crea una distanza comunque. Allora, stare qui, parlare, stare tra di voi, anche per esempio, lo avete notato probabilmente, perché avrete il mal di mare, che io mi muovo molto, no? Che sto sempre in giro. Questo è un altro modo per tenere destra l'attenzione, per dare importanza a ognuno di voi, perché non sto qui e parlo, o sto seduto qui e parlo, perché così non è customizzato, ecco. Invece se io vengo, parlo con uno, guardo un altro, guarda, ci si sente coinvolto. Quindi però a debolezza attenzione. Quando mettete un punto sulla vostra debolezza, anche lì dovete essere sicuri di voi stessi. Perché parlate di una debolezza e poi, per esempio, se io vengo davanti a voi e dico ok, facciamo questo corso, io non sono molto bravo in quello che vi sto per dire, però, cioè, però quindi attenzione a quale debolezza andate a calcare, non debolezze che riguardano il vostro claim, mai, perché quello potrebbe essere la fine. Però prima, quando hai fatto il colloquio con Gifuori, sì, quello è, io l'ho sentito abbastanza rischioso quando tu l'hai descritto, no? Perché il rischio era che si prendessero per un pallone gonfiato. Sì, no, infatti sì, molte volte mi prendevano per un, infatti ho cambiato un po' la mia comunicazione nel corso degli anni, là ero molto giovane, adesso l'ho un po' ridotta. E cioè, è un rischio quello, è un rischio, effettivamente sì. E infatti non lo farei più adesso, se dovessi farlo adesso non lo farei più. Una cosa fondamentale che io faccio sempre, vi assicuro sempre, Domenico vi può testimoniare, è prima di andare a parlare da qualsiasi parte, a volte mi capita anche di parlare davanti a 1000-2000 persone, mi è capitato, cioè anche a Gifuori mi capita molto spesso, ogni giorno parlare davanti a 1000 persone, cercare di capire chi sono le persone che saranno dentro all'aula, io prima di venire qua infatti ho chiesto più volte a Domenico che tipo di persone ci saranno, cioè, sono studenti, sono studiosi, psicologi, filosofi, scrittori, tutto quello che volete, perché sapere chi è di fronte permette di tarare la mia comunicazione. Il modo in cui sto parlando con voi oggi è totalmente diverso da quello che ho utilizzato 3 settimane fa ad Ancona davanti ai ragazzi. Innanzitutto molte più parolacce li ho utilizzate, anche perché non c'era una telecamera che mi riprendeva, ma poi perché avevo un linguaggio diverso. Quando ho fatto 2 o 3 lezioni all'università, una di Padova, una di Pavia, lì ho utilizzato un linguaggio totalmente diverso a quello che sto utilizzando oggi, senza parolacce tra l'altro. Vediamo una cosa, personalizzate la vostra storia. Ecco, un'altra tecnica che io vi consiglio tantissimo è personalizzare la storia. Grazie di esserci stati, Savino e Francesco. Ah, questa è una minaccia, mi sembra. Sì. Oggi pomeriggio? Sì, sì. Grande. Ah, no. Due. Che ora è? 2:30. Grazie. Ciao, caro. Ciao. Allora, personalizzate le vostre storie. Quando raccontate qualcosa, non c'è niente di peggio di dire delle cose vaghe. Una volta ho conosciuto una tizia che mi ha detto una cosa, una volta eravamo là. Questo non funziona. È molto meglio se dite, la ragazza si chiamava Federica Ferrara, è andata a Tampere per la scuola di design. Questa personalizzazione a cosa serve, secondo voi? Personalizzare dando dei nomi. Addirittura, se non vi ricordate il nome, inventatelo. Renderlo più vero, semplicemente credibile, perché se dico una tizia che ha fatto un corso con me doveva partecipare ad un concorso, è vago, chissà, Federica, irrita, vuoi sapere chi è quella persona, no? E questa la personalizzazione funziona molto bene, quindi mi raccomando, anche, vedete, lo dico anche ai ragazzi o anche ai non ragazzi, in tutti i gruppi umani c'è sempre una persona che è il leader di quel gruppo, è la persona che racconta meglio le storie, se ci fate caso. Fateci caso, le persone che nei vostri gruppi di amici, quelli che più sono simpatici, che più tendete a stare con loro, sono coloro che raccontano meglio le storie. E fate caso al modo in cui raccontano le storie quelle persone. Quelle persone personalizzano moltissimo il discorso, mettono nomi, cognomi, vi fanno sentire la storia. Mettete passione nella vostra storia, che significa mettere passione? Secondo voi che significa mettere, è una parola troppo vaga, mettere passione, che significa? Ma cosa significa tecnicamente mettere passione nelle storie? Enfasi, far uscire le proprie emozioni, fare su e giù con la voce, molte pause, questo significa passione. I peggiori raccontatori di storia sono quelli che cominciano a dire una cosa e tu non vedi l'ora che finisce. Michele, dimmi. No, sarebbe interessante, siccome hai parlato di 3 tipi di linguaggio che sì. Utilizzeresti, un piccolo esempio, no? 3 tipi di linguaggio diversi dell'uditorio. È molto semplice. È un fatto anche di gergo, di parole che utilizzo. Faccio un esempio. Quando sono stato lì nelle scuole di Ancona, ho utilizzato tantissime metafore che riguardavano
quando dovevo parlare di qualcosa parlavo di Rihanna, parlavo di calciatori, parlavo di dell'ultimo concerto che hanno visto, parlavo di Madonna, parlavo di Lady Gaga, no? Quindi utilizzavo anche un gergo, una tipologia di esempi che erano vicini al loro mondo. Cosa che qui è più rischioso, anche perché voi siete, voi, quel tipo di pubblico in questo momento è il peggiore possibile come concetto, perché siete molto variegati, si va dai ragazzi che si annoiano dopo 4 secondi, a persone, a professionisti, a gente che sta cercando la propria strada, persone più di età, persone critiche, c'è un po' di tutto qui dentro ed è molto complicato perché devi continuamente cambiare registro. Quando vai a parlare di fronte a dei manager, io so come devo parlare con loro. Davanti a un manager, tu gli parli di business, quote di mercato, gli parli, fai quei tipi di esempi. John Lewis, glielo parlo in un altro modo invece di parlare in maniera emotiva come ho parlato con voi, no? Quindi la personalità tua cambia? La personalità cambia molto, all'università sono molto più posato, molto più, con i ragazzi dei superiori sono molto più, vado più verso di loro, li tocco, in senso buono, sono vicino a loro molto di più, faccio anche proprio il cretino e più il pagliaccio, cioè è tutto un cambiare. Però quella cosa più importante è questa, di tutte queste cose che vi sto dicendo. Quando parlate a pubblici diversi, cambiate i tipi di esempi e metafore che utilizzate. Questo è la prima, il gergo anche, no? Quindi, per esempio, con i ragazzi utilizzavo molto più l'inglese, perché so che comunque, anche lo di canzone e tutto il resto, l'inglese lo percepiscono in maniera più immediata e anche più vicino a loro, fondamentalmente. Ma utilizzare sempre il tu? Il tu sempre. Sempre. Anche... Non all'università, con i professori non l'ho fatto mai questo, no? Quando sono di fronte a un pubblico di professori, li chiamo professore con il lei e basta, perché lì il professore la vedrebbe troppo un'invasione nella propria privacy. Però in generale io anche qua, avete visto, ho chiesto logicamente il permesso ad alcuni di dare il tu, a chi è più grande di me anche di età probabilmente, e quindi però utilizzare il tu, perché il tu avvicina, no? Perché lei mette distanza. Se mi dice lei, professoressa, cioè, l'altra cosa ti dico nunzia, è diversa proprio. Sì, no, manager sempre col tu, sempre. Anche al direttore dell'azienda, no? Dico, anzi, la cosa strana qual è? Vi dico la cosa con i manager, cosa succede a volte. Che durante la lezione io do il tu, quando esce fuori dalla lezione comincia a dare il lei. È come se la lezione fosse un campo, come se fosse una zona franca, no? dove dobbiamo essere alla pari, ci stiamo raccontando delle cose. Non posso utilizzare il lei. Però quando esco poi dalla lezione, diciamo, dal corso, comincio a dare il lei. Comunque mettete passione nelle storie, i dettagli fa parte della passione, fate sentire, cioè dite, quanto più siete dettagliati senza essere noiosi, tanto meglio è. Se quel giorno c'è del sole in cui raccontate una storia, fatelo sentire quel sole, quel caldo. Se devi farmi sentire che tu hai freddo nella tua aula, io voglio sentirlo quel freddo, non deve essere una parola detta, devo sentire il battere dei denti perché fa talmente freddo, no? Deve essere un racconto vivido in cui tutti i canali sono presi, visivo, uditivo e cinestesico. Vi faccio vedere un esempio adesso, in persona sensoriale ve l'ho appena detto, un esempio di un genio che parla, Steve Jobs. Questo è il famosissimo discorso della Stanford University, quello dello stay angry, stay foolish, stay angry. Però ve lo faccio vedere analizzandolo rispetto ai punti che vi ho appena detto adesso. Vedete Steve Jobs come mette in pratica tutti i punti che abbiamo detto fino adesso. Dura poco perché la gente l'ho tagliato, ho preso quello che mi interessava. No, a volte mi capita, non l'ho fatto con voi, però a volte mi capita di andare in alcune parti e dico non ho mai visto una classe così bella come quella di oggi. Ora, anche se uno lo sa che non è vero, però sentirselo dire fa bene. A lui sta facendo la stessa cosa, il primo momento per approcciare, quell'urlo di gioia ha già messo a posto le cose. Fatelo, non vi costa niente tanto. Loro, lui si mette al di sotto di loro. Al di sotto, lui sta su un palco, deve parlare Steve Jobs, e in questo momento ha annullato le distanze. È ironizzato. Cioè, questo è un inizio da capolavoro, è quello che vi ho detto, vedete, sono tecniche che tutti i grandi oratori utilizzano, in maniera più scientifica e altri ormai diventa parte di loro, ma tutti lo fanno. Il primo discorso di Obama, fatto davanti a un pubblico, parla della sua infanzia difficile, diciamo infanzia, la segregazione razziale, cosa fa quello, parla della sua infanzia. Della madre, parla molto spesso nei suoi discorsi. Sì. I ragazzi stanno lì per ascoltare delle storie, non la predica, non il seminario palloso, non il discorso di accettazione della laurea. Sono tre storie, niente di che. Se io vi dico, ragazzi, se staremo qua insieme, vi racconto due cose belle e basta, non è niente di che. Vi predispone bene rispetto a chi viene qua, comincia a parlare, non sapete quando finisce. Se ci fate caso, a volte dico, ora facciamo giusto questa cosa e poi finiamo. Questa cosa qui vi rilassa. Perché sapete che dovete dare un attimo di attenzione per poi rilassarvi.
Quindi anche questo, no? Questo modulare il linguaggio in questo senso funziona alla grande. Qua l'ho fatto in maniera eccezionale. My biological mother unita alla storia della sua infanzia. Quindi la prima storia è quella. È una storia, come vi dicevo prima, raccontare qualcosa di te, del tuo passato, aggancia l'uditorio. My second story is about love and loss. Di questa comunicazione. Questi sono i punti che possiamo evidenziare rispetto a quello che abbiamo detto anche fino adesso, tra l'altro. Cosa fa lui? Racconta la storia. Si comporta da lì. Sì, si comporta da lì a prendere la situazione in mano. Però rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso? Sì, è concreto, molto. Dov'è la concretezza? Come, scusa? Valold brain, assolutamente valold brain, ma lo fa collegandosi. Lo fa già dall'inizio, dalla soluzione, il claim, subito. Ma quello che fa molto è, cos'è? È utilizzare una serie di tecniche. Uno, non rimane seduto ma si muove, si alza. Questo alzarsi, che cosa significa? Attirare attenzione, no? Perché lui si muove, quindi la gente è costretta a seguirlo. Perfetto. Assolutamente sì. Ma quello che è importante per me è che lui si alza e che si muove, quindi che crea attenzione, dà sicurezza in quello che dice. Poi fa quella domanda: cosa è successo tra il 1910 e il 1930? Ma questa domanda, secondo me, è la domanda ignorante, diciamo, quindi sì. prende sicurezza, ma più che altro non è tanto quella, è più una sorta di domanda retorica, anche se non è una domanda retorica vera e propria, ma li tiene sospesi fondamentalmente. Cosa succede dal 1910 al 1930? Pausa di 4 secondi, tre cose le dice lui, quindi in qualche modo li tiene focalizzati. Cos'altro fa di interessante? Dice i nomi delle persone. Personalizza le storie, non dice in generale, parla di quella scena specifica, quella di Lauren Bacall e Humphrey Bogart. La grande storia d'amore. La grande storia d'amore che è nata con quella cosa lì. Parla di film più o meno conosciuti, ma comunque lo racconta, utilizza i fiammiferi, quello che si chiama prop. Anche nel linguaggio teatrale, l'oggetto che tu utilizzi in scena è il prop. La donna che ha preso. Che infatti quella se la porterà a letto prima o poi, si vede già. Utilizza tutti questi stratagemmi per il racconto. Racconta una storia, la racconta bene. Questo è ancora una volta per sottolineare l'importanza della storia. Perché quanto più utilizzi un oggetto di uso comune, tanto di più l'old brain è attento almeno, è grabbato, è afferrato. Quindi. Anche in questo senso qua, se dovete raccontare qualcosa, dovete comunicare qualcosa, pensate anche che i prop sono dalla vostra parte, vi possono servire a capire. È quello che ho detto sempre a Grazia, a proposito del fatto di portare i pinguini in classe. Pinguino, cioè non quelli veri, sarebbe complicato. Ma se lei vuole parlare di freddo, lo deve concretizzare quel freddo. Quando io penso al freddo, cosa pensa? I pinguini? Infatti si diceva che stanno i pinguini qua a casa, no? Non so se lo dite mai, ma si usa. Allora concretizzatelo quello, utilizzate il prop per far vedere che cosa significa il freddo. No? Questa potrebbe essere un'idea. Allora, prima di andare a questo, se vogliamo fermarci qua, perché questo è un altro capitolo, come siamo messi? Ci fermiamo allora, ok, perfetto. Sono le 26, siete stanchi? Voglio una domanda. Le domande, così abbiamo 6 minuti per le domande, vai. A proposito di queste nuove strategie di marketing, sì. Ho sentito, se non mi sbaglio, a Milano, mm-hmm. in cui chi andava nudo nei negozi, poteva vestirsi gratuitamente. Sì, sì. Cosa ne pensi di questo? Penso che è una strategia di marketing di comunicazione, perché vedi, tu qua da Andrea senti parlare di una cosa che è successa a Milano in un negozio, quindi ha funzionato o non ha funzionato questa cosa? Ha funzionato maledettamente. Ora non è quanti capi venderà, non è quella cosa importante. L'importante però è che tu conosci quella situazione, quindi la comunicazione ha funzionato, si sa, com'è? Che la cosa si sappia, perché questa qua è roba di comunicazione, è roba di marketing, è proprio pura comunicazione, perché è una cosa che fa contrasto, che funziona. Quindi la penso bene. Sì, non, per me non funziona sempre questa cosa qui, non funziona sempre. Ci vediamo tra un'ora, vi ricordo il buon domenico, siete in diretta, ciao, buon appetito e ci vediamo più tardi.